troviamo qui questa sera presso la Casa dei Popoli a Barano di Ischia in occasione della quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia 8 milioni e abbiamo qui la nostra Silvana Lazzarino, che è la seconda classificata di questa edizione. Salve Silvana, buonasera. Buonasera a voi e vi ringrazio per essere qui, per avermi dato questa opportunità di esprimere attraverso la poesia i luoghi dell'immaginario, delle emozioni, perché la poesia dà l'opportunità a chiunque di esprimere stati d'animo sempre nuovi e fa parte, certo, diciamo, di un aspetto creativo importante, almeno per me. Da quanto tempo coltiva questa passione per la poesia? Se posso dire, a tempi alterni. Ho iniziato a 12 anni, poi mi sono fermata per un po' e poi ho ripreso durante l'università. L'ultimo anno di università ho ripreso senza pubblicare niente, senza fare concorsi, e ho tutto messo nel cassetto, come si suol dire, e poi ho tirato fuori pian piano qualcosa. E ogni tanto nei ritagli di tempo, nel senso che la sera, di notte, quando ho l'ispirazione, scrivo, perché dovendo lavorare, occupandomi anche un po' di arte, il tempo purtroppo è poco, però ci tengo a mantenere questa finestra aperta sui luoghi dell'ascolto interiore. Vorrendo riassumere la sua composizione, la poesia è inaspettatamente l'amore, di che cosa tratta? L'amore che arriva inaspettato, nel senso che l'amore può essere, anzi è l'unica fonte che unisce popoli diversi, culture diverse, che supera quelle che sono le barriere legate anche all'odio, alla differenza sociale, di razza. E attraverso l'amore, che arriva spesso inaspettato, si possono quindi superare questi ostacoli e questi muri, e soprattutto a quel muro dell'indifferenza, il muro dell'odio, fra virgolette, diciamo odio, e soprattutto l'amore dovrebbe, ecco, addolcire tutto quello che accade purtroppo e che fa parte, certo, della nostra realtà e che anche ha caratterizzato il passato, quelle che sono, ecco, il non ascoltare l'altro e non quello che è la difficoltà che molti hanno nel mettersi dalla parte dell'altro. Di essere empatici. Esatto, e anche, ecco, saper ascoltare. Infatti, come nella poesia ho scritto, basta, ecco, a volte girarsi, prendere la mano dell'altro e percorrere insieme anche una strada sconosciuta, perché non si sa mai dove ci può portare. È la prima volta a Ischia per lei? E per me no, perché adesso ci vengo da, insomma, come poetessa dopo 30 anni, perché nell'85 sono venuta qui con mio padre, Alberto Lazzarino, che era nella squadra, insomma, ha giocato negli anni 70 con la squadra nazionale, era il quarto d'Italia, ha giocato spesso in coppia anche con Pietrangeli. E lui ogni tanto faceva anche tornare qui a Ischia, io lo seguivo d'estate, sono stata per 2 anni nell'85 e nell'86 qui a Ischia, quindi parecchi anni fa, e di Ischia ho un bel ricordo, e tornarci nel 2015 è sempre piacevole, la vedo con occhi diversi ovviamente. Certo. Per quanto tempo rimarrà sull'isola? Domani riparto, perché lunedì riprendo il lavoro, insomma siamo arrivati stamattina e ripartiamo domani, quindi una tappa molto breve però importante, perché comunque è un momento per me di interesse, ecco, culturale, per aprire anche uno spazio verso la creatività e le emozioni che regala tutto ciò che è legato alla scrittura, ma non solo, perché anche l'arte, la pittura, la scultura e altre espressioni artistiche, sì, sono sempre luoghi importanti dove ritrovare qualcosa di sé e dove poterla comunicare anche agli altri. È stata qualche volta l'isola proprio fonte di ispirazione per le sue poesie? E il mare sì, in particolare sì, ho scritto poesie sul mare pensando un po' al mare in generale, ma una poesia da dedicare a Ischia no, non ho ancora dedicato una poesia prettamente per Ischia, però le bellezze del mare, quindi, e in generale del mare, delle isole, sì. Diciamo ci sono i componenti, sì, per poter, sì, scrivere, va benissimo.